Beh, intanto la cosiddetta medicina generale, la rete dei medici di famiglia costituisce un asset portante fondamentale della sanità e a mio avviso va sempre più potenziata anche in termini di integrazione con la medicina territoriale pubblica. Detto questo, è chiaro che il focus sulla formazione che oggi viene affrontato è di particolare strategica rilevanza, ove si considerano due fattori. Da un lato, diciamo, la necessità di rendere tempestiva e prossimale la funzione del medico, e questa prima condizione, diciamo, reca con sé la seconda, che è quella della utilizzazione delle nuove tecnologie digitali e degli strumenti informatici, che consentono di fare rete, che azzerano le distanze e che conseguentemente portano ad un monitoraggio sanitario che sempre di più deve essere sviluppato e che ha trovato nell'epoca della pandemia un primo importante banco di prova.